La mia prima domanda è: che cos'è Sir Cheese e com'è nata l'idea? Allora, Sercise è un'applicazione web per la content curation che ha lo scopo appunto di sfruttare la content curation per fare personal e company branding. L'idea essenzialmente, diciamo che è un'evoluzione di qualcos'altro che è nato 2 anni fa, che appunto era eBree e che permetteva di collezionare contenuti dal web. L'esigenza era derivata da un'esigenza personale, in quanto da studente avevamo appunto questa necessità all'università, e da lì poi in realtà è evoluto e quindi è diventato quello che è adesso. Quindi diamo l'opportunità agli utenti di poter filtrare e organizzare i contenuti migliori circa un determinato argomento, dando l'opportunità soprattutto di poter aggiungere del valore, ovvero contestualizzare questi contenuti. Quindi aggiungendo dei commenti, delle note, diciamo dei pensieri da parte dell'utente stesso, e dandogli così appunto l'opportunità di poter in qualche modo affermarsi nel tempo come un punto di riferimento circa quell'argomento di cui appunto sta trattando. Perfetto, quindi qual è la tecnologia che ci sta dietro? Allora, da una parte sicuramente una tecnologia importante che abbiamo sviluppato in questi anni è appunto quella che permette tramite la barra di poter selezionare i contenuti con una granularità davvero importante, ovvero a differenza di tutti gli altri sistemi, i nostri competitor, noi non facciamo un semplice bookmarking della pagina che interessa l'utente, ma diamo l'opportunità all'utente di poter selezionare il singolo contenuto, quindi che può essere un singolo paragrafo di testo, una singola immagine o un video. Quindi in realtà è l'utente che può scomporre la pagina e riorganizzando una nuova pagina, e mixando i contenuti provenienti da varie sorgenti. Perfetto, quindi ciò mi porta alla domanda che avrei voluto farti e alla quale in parte hai risposto, cioè quali sono le feature che vi differenziano per esempio da altri servizi che fanno sempre content curation? Allora, in questo momento parlo, diciamo, solo del servizio che attualmente a cui tutti possono accedere, quindi per adesso mi limito a questo. Due sicuramente importanti differenziazioni. Uno, appunto, è la capacità di poter prelevare il singolo contenuto e non l'intera pagina. E la seconda è sicuramente una capacità collaborativa in tempo reale che tutti gli altri sistemi non hanno. E questo sicuramente ci posiziona in un segmento di mercato che è leggermente diverso rispetto agli attuali nostri competitor. Quindi quali sono i vostri utenti tipo, se possiamo chiamarli così? Allora, avremo e abbiamo tre utenti tipo diversi. Il primo che sarà, quindi do un annuncio in anteprima, Ok. Sercis avrà un piano a pagamento nei prossimi mesi, anzi due piani a pagamento. Quindi sarà basato su un modello freemium. Il primo, quindi che sarà appunto gratuito per tutti, per tutte quelle persone che lo utilizzeranno o per fare content curation a livello personale, oppure per, diciamo, come hobby, ma nulla di più. Quindi sarà gratuito per queste persone. Per le persone che invece lo vorranno utilizzare per fare personal branding, ci sarà un piano che sarà davvero economico per le persone che invece vorranno fare anche personal branding o anche company branding, però in maniera più strutturata, più professionale e soprattutto diciamo in gruppo, quindi orientato a piccoli gruppi di lavoro. Ci sarà un ulteriore piano, ovviamente con un prezzo che sarà superiore rispetto alle fasce precedenti. Chiarissimo. E, per quanto riguarda le tempistiche, riguardo a questi cambiamenti e implementazioni? Allora, noi in realtà già di mese in mese, per non dire di settimana in settimana, stiamo aggiungendo diverse funzionalità e nei prossimi giorni appunto scriveremo sul blog quelle più importanti. Ne posso annunciare una che è davvero molto molto simpatica, che riguarda la content curation su Twitter. Quindi daremo Ok. l'opportunità di poter filtrare i singoli tweet e poterli organizzare a piacimento. E in realtà questa funzionalità è stata messa online, se non sbaglio, 48 ore fa, però ancora non è stata pubblicizzata, però è online per chi la volesse provare. E quindi stiamo rilasciando queste funzionalità pian piano, le stiamo testando e diciamo che nel giro di
2 mesi, 3 mesi al massimo, avremo una piattaforma abbastanza completa e competitiva anche a livello internazionale, e svilupperemo poi anche l'applicazione per quanto riguarda le piattaforme mobile, e quindi insomma sarà accessibile anche da device mobili. Posso chiederti qualche numero di esercizi? Guarda, da quando abbiamo lanciato tramite appunto quel contest che abbiamo organizzato in Italia, ad oggi abbiamo avuto una crescita rapida e abbiamo superato i 20.000 utenti famosi registrati in pochi mesi. E, stiamo crescendo, cresceremo ancora di più nel momento in cui inizieremo a fare davvero promozione, perché per adesso non abbiamo speso un euro in promozione, in marketing, nulla, è stato solo passaparola. E tra l'altro la funzionalità collaborativa ci permette appunto di sfruttare una viralità intrinseca del prodotto, in quanto spesso gli utenti invitano loro amici o appunto dei colleghi, e quindi ovviamente per noi risulta un sistema abbastanza virale. E puntiamo entro fine anno a raggiungere cifre importanti, insomma. Come startup avete quindi già ricevuto dei finanziamenti oppure no? Sì, ne abbiamo ricevuti ben due, e stiamo lavorando su qualcos'altro in questo momento. Perfetto. E quindi future implementazioni, cambiamenti anche delle funzionalità di Sercise? Allora, quello che posso dire è che sicuramente punteremo a dare l'opportunità agli utenti di poter fare content curation, diciamo in vari ambiti, quindi non solo web o comunque non solo pagine classiche, ma anche sistemi social, quindi Facebook e Twitter, ma anche altri. Daremo l'opportunità di poter non solo creare contenuti all'utente, ma anche di uploadare contenuti, e quindi di fare questo mix con i contenuti già presenti online. Renderemo la collaborazione sicuramente più facile e più potente. Metteremo un motore di suggerimenti di contenuti che ti permetteranno appunto di poter, magari anche senza essere costretti a navigare sul web, di avere stesso all'interno di esercizio una serie di contenuti e di link che ti verranno suggeriti, che saranno inerenti al topic di cui tu ti stai occupando. E poi punteremo molto a far, diciamo, a promuovere gli utenti che lo meritano, poiché puntiamo appunto a personal e company branding. Stiamo mettendo su un sistema virale che in qualche modo prima va ad analizzare il comportamento dell'utente, quindi valuta se quello è un utente che effettivamente, diciamo, merita di essere promosso oppure no, quindi ci sarà un sistema di rating per gli utenti, e successivamente, se merita, partirà questo sistema che farà sì che gli utenti possano in poco tempo acquisire vari subscriber, e quindi, diciamo, cercheremo di aiutare l'utente ad affermarsi appunto come influencer circa il topic di cui si sta occupando. Quindi con quale criterio funziona? È una questione automatizzata oppure il rating viene dato da altri utenti? Un mix ci sarà sicuramente, c'è un algoritmo che stiamo sviluppando che va a valutare, diciamo, innanzitutto se i contenuti sono davvero inerenti e quanto sono inerenti al topic di cui si sta trattando, se si tratta solo di un semplice copia e incolla dei contenuti, oppure se l'utente tende a, diciamo, commentare, quindi ad aggiungere del valore a quello che lui sta creando. E poi ovviamente valuteremo anche la risposta degli utenti, dei lettori, che sarà basata quindi non solo sui commenti, ma e sull'interazione che avrà con il curatore, ma anche sul numero di condivisioni e su quanto si riesce a diffondere o l'intero topic o i singoli elementi del topic. Insomma, sarà un algoritmo abbastanza complesso. Quindi quali sono le vostre prospettive per i prossimi 12 mesi, diciamo? Allora, sicuramente di terminare il prodotto, di completarlo sia la parte web che la parte mobile, e
successivamente di poter scalare in maniera massiccia a livello internazionale e di mettere appunto online i piani a pagamento. Sicuramente, diciamo, prima dell'estate o comunque prima che l'anno finisca, su questo non c'è dubbio. Un'altra curiosità, più contenutistica, diciamo. Che valore c'è, a tuo avviso, nell'utilizzo di uno strumento del genere per un'azienda, soprattutto adesso che si parla moltissimo di content curation? Allora, quello che io ho notato anche personalmente, quindi con l'uso quotidiano della piattaforma da parte mia, è che se tu davvero riesci ogni giorno ad informare le persone che ti seguono, offrendo loro contenuti adatti, ma soprattutto, diciamo, contestualizzando quell'informazione, quindi aggiungendo il tuo punto di vista e magari, diciamo, aggiungendo anche altri punti di vista e fare un discorso coerente. Quello che succede è che tu acquisisci dall'altro lato la fiducia dell'utente barra cliente. È una nuova forma di marketing, non è più per la serie ho il prodotto più bello, compralo. In realtà io ti attiro in maniera più furba, acquisendo appunto la tua fiducia, ti parlo ogni giorno delle cose che a te interessano, quindi non solo introducendo il mio punto di vista, ma magari spesso anche quello di altri competitor. Però mostrando allo stesso tempo che tu sei superiore. E quello che succede è che di messaggio in messaggio, ogni volta io poi comunque riesco e ti propongo quelli che sono i miei servizi, i miei prodotti, e nel tempo, sicuramente, dopo che l'utente appunto ha avuto modo di poter testare, di poter diciamo rendersi conto che può dar fiducia a questa persona o piuttosto ad un'azienda. È stato dimostrato in America che appunto la content curation è un efficace strumento di marketing. Difatti, appunto, viene proprio chiamato content marketing in questa tecnica. Sai raccontarmi qualche caso particolare di utilizzo? Guarda, in America in realtà ci sono anche grosse testate giornalistiche che quello che stanno facendo è appunto questo, per poter in qualche modo rubare i lettori ad altri giornali competitor, quello che fanno, hanno creato un giornale parallelo, spesso gestito dagli utenti, che appunto curano i contenuti migliori. E questo che cosa fa? Dà all'utente appunto il potere di poter decidere lui, quindi c'è un engagement superiore. Dà l'opportunità al, diciamo, al giornale, in questo caso, di poter capire cosa interessa davvero agli utenti e quindi di conseguenza promuovere, magari dei pacchetti, a pagamento che sono fatti su misura per l'utente. Questo, diciamo, è un esempio che, se non sbaglio, è il New York Times che lo sta facendo, una piattaforma che ha tutt'altro nome, però è stata diciamo, introdotta da loro. Così come ci sono invece anche altre società, grossi brand, tra l'altro anche Coca-Cola lo sta facendo ultimamente, sta appunto creando delle aree in cui i loro curator interni quello che fanno è raccogliere tutte le varie campagne di marketing con le idee e insieme agli utenti capire quali possono essere quelle più efficaci, quindi fanno curation da questo punto di vista. Quindi diciamo che le applicazioni sono varie. Casi particolari di uso per quanto riguarda esercizi in particolare? Guarda, in questo momento, allora, per quanto riguarda i brand, quello che posso dire è che li stiamo testando in privato con anche grossi nomi, ma per adesso non posso andare oltre. Ok. E mentre per quanto riguarda, diciamo, singoli, basta andare sulla nostra vetrina e troverete sia dei curator italiani che americani che utilizzano quotidianamente la piattaforma e che hanno raggiunto anche oltre 50.000 visite in 3 mesi o poco più. Benissimo, Stefano, io ti ringrazio davvero tantissimo di essere stato qui con noi oggi. Grazie a voi, è stato un piacere.